Caduto è stato di una gravità unica. Aprire la vendita di circa 20.000 biglietti a tutti e sono andati via in 3 ore. Il Barça, dopo la richiesta del gruppo Seguimente che Sergio ci spiegava prima, ha dato una il Barça, il dipartimento ticketing ha dato una risposta. Joaquin, la riteniamo una risposta così Deforma. di forma, ma non è una risposta che dà delle che aiuta i soci a risolvere il problema, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Io ho visto questa risposta. Mi dispiace molto per parte del club questa risposta, perché non è una risposta che deve dare un club di una dimensione come il Football Club Barcellona. Quella risposta diceva due cose. Prima che non c'è avuto tempo per fare la preparazione, l'organizzazione di questo evento, e io penso non c'è avuto tempo perché Certo. il sorteggio della Champions è stato il giorno 11 di dicembre. 11 di dicembre, sono passati 3 mesi, non è stato tempo perché in 3 mesi non hai tempo di fare l'organizzazione. Questo che stiamo scherzando, cosa stiamo facendo? E la seconda risposta che ha dato il Barça è stato che i biglietti non erano preparati, non erano pronti per i biglietti, non erano abbastanza grandi, un volume abbastanza Sì. grandi come per fare tutta la richiesta dei soci. Va bene, io dico una cosa: il Camp Nou tiene, tutti sappiamo, tiene 90, 99.000 posti, 99.000 sedie. Gli abbonati siamo 86.000, Sì. pertanto 96 meno 99 meno 86 sono 13.000, vero? Sì. Tu devi riservare di questi 13.000, devi riservare 5.000 per la tifoseria del Chelsea. Sì. 13.000 meno 5.000 già sono 8.000. 8.000 più tutti quelli Sì. tutti quelli del Signor Giura, che forse sono 2.000, sono 10. 8.000 più 2.000 sono 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 biglietti non sono abbastanza, non Per i sono soci. abbastanza biglietti esattamente per coprire tutta la domanda di soci di Barcellona. Non lo capisco sinceramente. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sono Stanno d'accordo. facendo cose molto, molto strane ultimamente, cose molto strane, cose che non mi piacciono in assoluto. No, non mi piacciono. Sì. Dimmi, dimmi, Tu, Massimo. no, volevo aggiungere che giustamente tu hai fatto un calcolo matematico ai 10.000. Io so, c'ho qualche notizia che addirittura il Saint-Lyur era di più di 2.000. A me hanno detto che era intorno ai 6.000. E quindi ancora più larga il numero di biglietti che sono stati messi in vendita. Adesso dicono che, cioè oggi, sono stati messi in vendita un altro piccolo numero. E quindi c'erano un altro numero. Aspetta Max, Pietro, sì, aspetta un attimo Pietro, poi ti lascio la parola. Per scusa. spiegare. Quindi la cosa che tu giustamente e che anche Sergio diceva prima di te, secondo me è ancora più larga con i numeri e quindi ancora più ridicola la risposta che è stata data. In più aggiungo un'altra cosa, Gioacchina, alle cose giuste che tu hai detto. C'è stato questo meccanismo di aprire a tutti. Io penso che purtroppo almeno la metà di questi, facciamo finta, 13, 16, 17.000, non sappiamo più o meno la cifra questa, la metà è nel mercato nero. E questa cosa è molto brutta. Sarà molto brutta vedere magari in TV delle persone con la maglia del Chelsea, in posti dove devono stare i soci. E questa è una cosa molto brutta. Potrebbe essere molto Sì, brutta. perché purtroppo tutti sappiamo che la tifoseria del Chelsea ha molto soldi e per loro 100 euro di un biglietto non costa Esatto. niente, sono gente molto, molto ricca e purtroppo mi penso che vedremo molta gente tra di noi nello stadio, vedremo molta gente con la maglia del Chelsea, ma questo è un problema di sicurezza pure. È un Certo. problema di rispetto anche per i soci, perché Giusto. so che molti soci
per esempio, penso che Tony Freire, penso che mi hai detto il turno, sì, che mi hai detto tu, ho letto nel suo muro di Facebook di Tony Freire, che aveva comprato 8 biglietti, sì, di aereo, sì, da sì, Belgio, da Belgio a Barcellona. Adesso cosa fa con questi 8 biglietti di aereo e 8 prenotazioni di alberghi? Cosa, esatto, fa adesso Tony con questi biglietti? La Begna di Slovacchia, dove il presidente, sì, Peter Bellas è anche responsabile e direttivo della giunta direttiva, sì, della Federazione Mondo, non è riuscito nessuno a prendere i biglietti. E loro da Bratislava partivano, e quindi ancora un danno anche per loro molto grande, erano 16 soci, tra soci e pegnisti. Penso che i biglietti per pegnisti non sono riusciti a vendere. No, assolutamente, assolutamente. Vero. Tutto il processo per i soci, per i pegnisti, non è ancora aperto. No, allora funziona. Non funziona, Pietro. Mamma mia. No, perché loro... No, quando... vai, spiegalo Pietro, scusa. Vai, ti lascio la parola. Spiegalo tu. Pietro? No, in pratica, io stamattina ho visto che sapevo che mettevano, dovevano rimettere, sì, in vendita dei biglietti, verso le 11:30 tornato sul sito, sì, per vedere, per provare, sì. Per vedere se... Invece c'era la schermata con la scritto che vendevano solo quelli del VIP, non c'era aperta la del VIP, certo. Biglietti a 800 euro. Non è vero. Sì. Allora, per le pegne non ieri. Non c'erano i biglietti. Esatto. Ciao, sono stati, erano talmente pochi che nell'arco di, credo, di 10 minuti, 15 minuti sono stati venduti tutti. Allora, mercoledì, quando si è aperta la vendita e poi è cominciata ad andare la famosa cola online, cioè la coda online, dopo circa tre quarti d'ora, un'ora, quindi intorno mezzogiorno, ci si è entrati nel portale della Spegnas. Lì tu entravi dentro, cliccavi il Camp Nou per la partita del Chelsea e non c'erano posti disponibili. Mentre sul quello del... Era tutto finito. Mentre tu stavi facendo la cola, la coda online sul sistema, per tutti, lì non si poteva andare. Quindi i pegnisti non hanno avuto possibilità. Per esempio Peter Bellas, lo riporto perché l'ha scritto su Facebook, è il presidente della Pegna di Slovacchia, e membro della giunta direttiva della federazione, ha detto, adesso i soci, i pegnisti che pagano una quota e hanno il 15% di sconto, si arrabbiano perché non hanno potuto prendere il biglietto, cioè potevano prendere il biglietto al prezzo intero ma non con lo sconto. Quindi oltretutto per i pegnisti c'è anche un altro danno, quello che non potevano prenderlo come pegnista, dovevano prenderlo a prezzo intero. Per i soci invece potevi avere il descuento, lo sconto, però dovevi stare a fare la cola con il turista, il pubblico generale, e questa è una cosa veramente brutta e che secondo noi veramente brutta. Speriamo che per il classico sistemano la cosa. No, ma io non so se era delirio. Io credo che fossi tu, Joaquin, ieri quando ci siamo sentiti a WhatsApp, che hai detto a un certo punto: ma se hanno avuto questo grande caos per gli ottavi di finale che si sa da tre mesi prima, se andiamo ai quarti di finale, hai detto, se dovessimo andare in semifinale che si sa che una settimana prima, come faranno? Sì. Eri tu, vero, che l'hai detta questa cosa? A quarti, adesso tutto è, c'è molto tempo, se tre mesi per organizzare, per fare prenotazione, per fare tutto, certo. Però dopo questo, per la mia esperienza, quando arriva a quarti, semifinali, va tutto consecutivo e si gioca un venerdì, si gioca un mercoledì, si fa il sorteggio venerdì e si gioca 15 giorni dopo. Non c'è tempo per organizzare,
non c'è tempo per fare prenotazioni, non c'è tempo per fare, per comprare i biglietti, non c'è tempo per fare tutta questa serie di cose che il Barcellona sembra che sia una squadra come il Villarreal, sembra una squadra piccola, no? No, noi siamo abituati a giocare nella Champions ogni stagione. Giochiamo la semifinale di Champions, siamo abituati a tutte queste sorte di cose. Non capisco che il Barcellona di solito abbia cambiato il suo procedimento per fare uno scherzo del genere, perché questo non è del livello del Barcellona, non è di una squadra vincente come noi, che siamo abituati a arrivare ogni stagione arrivare a semifinale di Champions. Giusto. Non lo capisco. Giusto. Eh sì, hai perfettamente ragione. Questo è veramente un grosso problema. Speriamo che qualcuno intervenga. Noi dicevamo, insomma, la lettera di Segiment, speriamo che abbia avuto effetto. So che si stanno preparando anche. Sergio ci raccontava che sul Mondo Deportivo c'è stato un articolo del presidente della Federazione delle Canarie. Che ha scritto a Mondo Deportivo dicendo che anche loro hanno avuto un danno enorme perché avevano i voli e gli hotel prenotati da Canarie, e so che anche le federazioni, con la Confederazione Mondiale della Spegnas, si sta attivando. Io spero che tra il vicepresidente Cardonè e il responsabile dell'area sociale Pau Villanova intervengano, come sono intervenuti in tante altre cose, no Joaquin? Immagino tante cose in cui sono intervenuti e hanno risolto i problemi, di risolvere anche questo tipo di problema. Sì, però tu sai che questi canali sono un po' scemi, perché mira che rivendicare al Mondo Deportivo, che il Mondo Deportivo sono i più bartumoista che esistono nel mondo. No, però aspetta. È un po' di scemi questo. No, aspetta, però. Però il presidente della Federazione delle Pegne di Canaria non è che dava la colpa al presidente Bartomeu, diceva che c'è stato un problema e andava risolto, ecco. Io penso che sì, non è un'aggressione alla No, anche perché questa è l'ultima cosa che ti chiedo, Joaquin, la chiedo anche a Pietro. Ma tu pensi che, per esempio, questi del Dipartimento Ticketing fanno questi errori magari perché sono sotto pressione per via dei numeri molto bassi, negativi, che ci sono al Camp Nou quest'anno come entradas? Joaquin, pensi che potrebbe essere questa una spiegazione? A te e poi anche a Pietro chiedo una risposta. Sì, no, lascio parlare a Pietro, che ha parlato molto poco. Ok, vai Pietro, pensi a questa cosa. Ma secondo me a questi livelli non dovrebbero succedere questi errori qua, queste cose, queste mancanze. Cioè, stiamo parlando di una squadra super super basolata, che è abituata ai grandi numeri. Cioè, secondo me ci dovrebbe essere dietro persone che sappiano organizzare le cose fatte bene, perché non si tratta di organizzare la partita della domenica dell'oratorio. Cioè, si sta parlando di più di 100.000 persone. Io mi auguro che con tutto il giro di soldi che c'è, di prendere persone che sappiano fare bene il loro lavoro e persone che siano anche in grado, che se non funziona una cosa la facciano funzionare bene, perché stiamo parlando del Barletta, stiamo parlando del Barcellona. Ma come il Barcellona, come il Real Madrid, come il Bayern Monaco, cioè squadre che non è che... Totalmente d'accordo, Pietro. Sei d'accordo? Totalmente d'accordo, Pietro. Sì. Va bene, ragazzi, è mezzanotte e mezza, io vi saluto, adesso vi auguro una buona notte a tutte e due, quindi... Buonanotte. Ci vediamo martedì. Buonanotte, Maxi. Ci vediamo martedì, Joaquin. Ciao, Joaquin. Ci vediamo a Madrid.
vita. No, come a Madrid, ci vediamo martedì. No, martedì. Martedì un'altra volta? C'è la Champions. Martedì ci vediamo a trovare. Benissimo, va benissimo. Sì, sì, sì.